Tanto questa è la velocità che fa, eh. E io sono sulla 23 via Arbos. In mezzo a Piacenza facciamo le vasche con la 23 via Arbos, le vasche per Piacenza si possono fare. Ecco finalmente le novità Arbos Pubba. Trattore deluxe con interni chiari. Eh? E anche la seminatrice. La Michitrebbia. Ma sta Michitrebbia. Ma ce la mettono in campo, sì o no? Sto pensando di metterla una in risaia, appena è pronta. Il primo prototipino, un Arbos 800 modificata, rivisitata nel 2016. Insomma, da ferma funziona. Non si rompe, diciamo. Non si bravo. Non si rompe. Non si rompe. Allora, sono la presentazione della T3 di Arbos. Adesso stanno facendo vedere il video. Cazzo. L'unico con la maglietta Arbos originale ce l'ha lì, però ho guadagnato, eh? Qui c'è il mangiare, è per quello che siamo qua, vogliamo essere i primi, numero uno. Comunque lui è Antonio, conosciamo tutti perché prima era il driver ufficiale della Deutsche Bahn, giusto? Giusto. E poi ha cambiato bene. Perché si è passato male? Te lo dirò. Era geloso del Silvano. E quindi ha detto basta, io passo Arbos perché voglio guidare tutti i miei. Così lo sfido. Sei sempre rimasto in tema, Deu c'era, Arbos c'è, cosa vuoi di più? Silvano c'è. E Antonio anche. Io ho sempre i trattori, quelli rossi e la Michitrebbia quella rossa, comunque. Male, male, male. Tu con l'Arbos, con la Laverda, vai a treppiare, ti sporchi, guarda qua, camicia già cazzo. Cazzo, questa sì. Bene, mi porto l'esperto di Arbos e cosa fa lui? Cerco un bar per bere un bianco. Cane, non posso scendere a mare.